bel impatto sabato, si è entrato e raddrizzato una partita che si era messa veramente male. E a momenti ce la facevi anche vincere. Con l'occasione. Sì. Anche se secondo me sarebbe stato un furto, però. Non lo so, l'importante è che abbiamo fatto un punto, poi quello che è stato oramai è passato. Stiamo facendo delle buone cose, stiamo prendendo punti anche in partite difficili e quindi dobbiamo continuare così. E l'importante è quando non si può vincere è non perdere, quindi un punto sicuramente è meglio che zero. Ecco, direi che è proprio stato questo, no? Dopo una striscia di 5-6 partite in cui sicuramente si era vista una crescita da tutti i punti di vista, quello del gioco, quello di qualche risultato non era andato bene, però si era vista una crescita. Cosa è successo invece sabato? Non lo so sinceramente cosa è successo. Sono quelle partite che iniziano male e finiscono male, perché è stata una partita un po' complicata per noi, perché siamo andati in svantaggio, loro meritando sono andati in vantaggio, hanno creato più di noi nel primo tempo e hanno meritato di andare in vantaggio. Poi noi con la nostra forza siamo riusciti a rimettere in piedi una partita non facile da rimettere in piedi, però siamo riusciti ad uscire con un punto dopo una partita complicata. Cosa vi ha messo più in difficoltà del Lanciano? La voglia di fare la prima vittoria, questa forza agonistica anche che hanno messo in campo, voi non siete riusciti ad avere un approccio altrettanto positivo? Quando parti così non possono essere tante giustificazioni, però non lo so, loro sicuramente avranno messo qualcosa in più di noi, perché magari non vincevano in casa, non hanno mai vinto in casa e avevano voglia di dare una svolta contro una squadra come la nostra, però non lo so, dobbiamo sicuramente entrare in campo con un po' più di determinazione per dare il nostro ritmo sulla partita e non per subire il ritmo degli altri. Andiamo avanti. Parla, partita difficile. No, ma io ti dico la verità. In Serie B me l'avevano detto che tutte le partite erano uguali, io non ci credevo sinceramente, però adesso sto capendo che è così, perché se vedi anche il Verona che fa Cittadella e perde, va con la Provercelli e pareggia, se mi dicevano all'inizio del campionato Verona-Provercelli 0-0 dicevo impossibile, e invece purtroppo è così, e quindi noi dobbiamo sempre adattarci alla categoria in cui siamo, quindi sicuramente sarà una partita altrettanto difficile, speriamo di... e dobbiamo fare bene, perché dobbiamo dare continuità a questa striscia abbastanza positiva che ci siamo creati. Per quanto ti riguarda, dopo un periodo anche da titolare, hai avuto adesso un momento, diciamo, in cui meno spazio, però sei riuscito finalmente a segnare. Come lo vedi il tuo momento da titolare, da titolo di Spezia? Non lo so. C'è qualcosa che c'entra dopo l'infortunio, c'entra anche dietro, come stai vivendo questo momento? No, ma io sono un professionista, non sono 10 anni che gioco a calcio, quindi non ho problemi ad accettare se sto fuori o no, è normale che se uno sta fuori non è contento, io mi ritengo un giocatore importante e quindi vorrei sempre giocare, poi dopo è normale che c'è un allenatore e decide in base a quello che vede, in base a quello che crede. Io mi metto sempre a disposizione della squadra e cerco di fare sempre il mio massimo in ogni momento che entro in campo. Poi infortunio, io non trovo, nella mia carriera non ho mai cercato scuse, infortuni, cose. Se io non gioco è perché il mister vede altri giocatori meglio di me. Io, il mio infortunio è stato un infortunio importante, ma sono sempre andato a testa alta, anche quando non riuscivo a camminare, ho sempre dato il mio contributo, poi le altre cose se le porta via il vento. Però insomma, Rogerio Caca, questo progetto è importante, perché al di là delle partite che hai salvato, sei sempre entrato in partita anche in corsa, sei sempre determinato comunque un cambio, no?
Sì. Dopo si gioca ai punti. Sì, certo, io. Certo, le scelte le fa il mister. Oka che è sempre a disposizione, Oka che è sempre pronto a dare il suo contributo, quindi non c'è nessun problema se parto. Io vorrei sempre giocare titolare, però ripeto, è il mister che decide chi fa giocare, quindi io sono un giocatore dello Spezia e accetto le decisioni dello Spezia. Forse ti aspettavi di essere un po' più protagonista, venendo qui a Spezia, magari, questo. Cioè, no, assolutamente. Vengo a giocarmi una chance di rilancio, di... No, ma io... sono stato sempre protagonista in questa squadra sin dall'inizio del campionato, penso di essere stato sempre il protagonista di questa squadra, poi uno va in panchina o no per un certo periodo, ma sono cose che possono capitare. Io dimostro sempre il mio valore, quindi non ho nessun problema in di nessun modo, anzi. Per quanto riguarda i tifosi, ti senti di fare la promessa di arrivare, non so, in doppia cifra, in gol? Sì, ma i tifosi mi hanno sempre voluto bene qui, io ho sempre dato il massimo e quindi i tifosi hanno apprezzato questo. Io promesse non ho mai fatte, però sicuramente penso che in questo momento sia uno dei momenti più importanti della stagione, perché poi più si avvicina il giro di boa e più dobbiamo fare i conti per vedere cosa vogliamo fare, quindi adesso sicuramente abbiamo bisogno di tutti i giocatori importanti per fare questo salto di qualità, se vogliamo farlo. Poi sarà sempre il campo a dirlo, però in questo momento ci serve questo. La prossima tre sono, se pensi, come dire, un paletto. Insomma, lo Spezia mancano dei punti che forse avrebbero meritato più sul campo, a parte Lanciano, che forse è l'unica in cui c'è andata meglio. Vi siete detti queste tre prima della sosta, vediamo di, come dire, rimetterci in pari con sorte. Certo, è normale che poi uno, come ripeto, più va avanti e più deve dire, deve darsi degli obiettivi, no? Soprattutto per una squadra è molto importante darsi degli obiettivi. Per noi queste tre partite, in queste tre partite fare 9 punti significherebbe, non lo so, arrivare quarti, quinti in tre partite, quindi sarebbe un salto di qualità incredibile. E noi cerchiamo sempre di fare punti, e dobbiamo fare punti anche perché penso che ce lo stiamo meritando. Ora magari la partita con Lanciano è stata una partita un po' complicata, però se vai a vedere le partite con il Grosseto, con il Cesena, con la Juve Stabia in casa, cioè la Juve Stabia, con la Juve Stabia in casa abbiamo perso una partita clamorosa, però il calcio è pure questo, quindi sicuramente ci sono 4-5 punti che ci meritavamo, che non abbiamo, però continuiamo a lavorare, sicuramente troveremo dei benefici. Un'ultima domanda dal tuo punto di vista personale. Hai giocato, quando giocavi titolare di solito giocavamo a 3 punte, quindi partivi esterna a sinistra. Adesso con Di Gennaro, se entri magari entri nelle 2 punte davanti, oppure giochi da, puoi giocare dall'inizio nelle 2 punte davanti. Qual è il ruolo che preferisci, diciamo? Più vicino alla porta o partendo? Ma io sono un attaccante, cioè è normale che un attaccante vive sempre per il gol. Uno può fare anche grandi prestazioni, però è normale che per me, essendo un attaccante, mi piace sempre giocare vicino alla porta, però se in qualche situazione, come è capitato, c'è bisogno che mi adatti esterno e così, non è un problema, perché è un ruolo che mi diverte e che riesco a fare, quindi sono sempre a disposizione della squadra. Grazie. Prego.